già possibile presentare le domande per quello che è definito uno degli impegni più importanti presi dalla Regione Veneto nei confronti delle imprese negli ultimi anni. In totale i bandi per assegnare finanziamenti alle aziende sono 11 ed ammontano ad una quota complessiva di 152 milioni e 500 mila euro. Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 viene dunque prorogato con l'assegnazione di nuovi fondi per far fronte ad una crisi che rischia di mettere in serio pericolo il settore. A rendere possibile questa nuova apertura nei confronti del rurale è la Commissione europea che lo scorso settembre ha approvato il piano estendendolo anche per il 2022, dopo averlo già fatto per l'anno che sta terminando. Il nuovo bilancio pluriennale dell'Unione europea ha approvato risorse aggiuntive che rientrano nel Recovery Fund, denominato Next Generation EU. Vediamo nel dettaglio quali sono i settori a beneficiarne. Interventi ambientali, interventi AIGEA ha approvato risorse aggiuntive che rientrano nel Recovery Fund, denominato Next Generation EU. Vediamo nel dettaglio quali sono i settori a beneficiarne. Interventi ambientali, interventi ai giovani. I provvedimenti della Giunta comprendono anche un bando di 45 milioni di euro.